Quando una bambina è nata senza nemmeno una goccia di sangue nelle vene, nessuno si aspettava che sopravvivesse. Ma ciò che è successo dopo ha lasciato i medici sconvolti e ha fatto tremare l'intera comunità medica. Emma aveva sempre desiderato un bambino, amava l'idea di dare alla luce e portare un nuovo bambino in questo mondo e aveva sempre sognato di avere una piccola, adorabile persona che si affidasse a lei. Per lei diventare madre era davvero qualcosa di magico, quindi quando scoprì di essere incinta durante la primavera del 2009, comprensibilmente fu al settimo cielo. La gravidanza di Emma non presentava alcun problema. Le cose andavano perfettamente lisce e nonostante fosse il suo primo figlio, trovò la gravidanza facile. Alle visite ospedaliere, i medici eseguivano ecografie sulla sua pancia e constatarono che il bambino si stava sviluppando normalmente e non c'era assolutamente nulla di cui preoccuparsi. Scoprirono persino il sesso del bambino. Una bambina. Emma fu felicissima della notizia. Sarebbe stata felice anche con un maschio, ma segretamente aveva sempre sperato di avere una piccola bambina, in quanto aveva già scelto un nome, Maisie. Ma alla 34esima settimana, le cose iniziarono ad essere difficili. Parlando delle fasi successive della gravidanza, Emma disse: «Avevo la sensazione che qualcosa fosse andato storto. Avevo gonfiore preoccupante e Maisie aveva smesso completamente di muoversi. Ho avuto un appuntamento presso l'ospedale regionale di Waterford il giorno successivo e prima che me ne rendessi conto, i consulenti mi stavano dicendo che dovevo sottopormi ad un taglio cesareo di emergenza. Mi hanno portata in sala operatoria prima che avessi la possibilità di dirlo a qualcuno. Vedete, i medici avevano improvvisamente scoperto qualcosa di piuttosto preoccupante sull'ultima ecografia e credevano che fosse nell'interesse sia di Emma che di Maisie che il bambino fosse consegnato il prima possibile. Dopotutto, non volevano mettere a rischio la vita della madre. Poiché Maisie stava per nascere 6 intere settimane in anticipo, e tramite taglio cesareo, per di più, era importante che i membri del personale dell'unità di terapia intensiva e dell'unità neonatale fossero presenti, pronti a intervenire nel caso in cui qualcosa fosse andato storto sia per la madre che per il bambino. Quindi, quando Emma entrò in sala operatoria, rimase sorpresa nel vedere quante persone fossero lì ad aspettarla, per aiutarla. In verità, era più che un po' spaventata. Tutto era andato così liscio e piacevolmente per mesi, e ora tutto stava accadendo così rapidamente che le faceva girare la testa. Ma in verità, ciò che preoccupava di più Emma era Maisie. Cosa c'era che non andava con lei? Cosa avevano visto i medici che causava loro tanta preoccupazione e li spingeva a voler far nascere il bambino adesso? Non aveva tempo di chiedere e il personale medico era così occupato che non avrebbero avuto tempo di rispondere anche se avesse trovato il coraggio di fare la domanda. Solo 15 minuti dopo, Emma sentì il bambino essere sollevato dalla sua pancia. Era stata anestetizzata e non sentiva dolore, ma provava la strana e insolita sensazione di qualcosa che veniva rimosso da dentro di lei. Riuscì solo a dare un'occhiata al piccolo prima che fosse portato via dal personale neonatale per essere preso in cura e poi fu di nuovo sotto i ferri, cucita e mandata all'unità di terapia intensiva. «Non ho avuto la possibilità di vederla prima che fosse portata via», disse Emma, ricordando l'esperienza spaventosa e traumatica. «Le infermiere continuavano a venire di corsa per tenermi aggiornata, ma tutti erano molto tristi e seri». La verità era che Maisie era nata senza sangue nel suo corpo. Le sue vene erano piene di una sostanza simile al plasma e in qualche modo era ancora aggrappata alla vita. Ma come tutti sappiamo, il sangue è letteralmente la forza vitale e senza di esso le possibilità di sopravvivenza di Maisie erano minime, se non nulle. Sembra che in qualche modo durante il corso della gravidanza Emma abbia assorbito il sangue del suo bambino in sviluppo, lasciando il neonato senza sangue proprio. I medici dovettero agire rapidamente se la povera bambina voleva avere una possibilità di sopravvivenza. Decisero che la migliore soluzione sarebbe stata somministrarle una trasfusione di sangue vitale tanto necessaria. Purtroppo ciò non fu così semplice come lo sarebbe stato normalmente e si scontrarono con un ostacolo fin dall'inizio. Emma raccontò il problema dicendo: «Hanno cercato di trovare una vena per prelevare un campione, ma non ci sono riusciti. Ha avuto la prima trasfusione di sangue attraverso il cordone ombelicale. Sfortunatamente questa non era una situazione che i medici avevano mai osservato prima. Non sapevano come trattare un bambino che non aveva sangue nelle sue vene e non esistevano procedure o pratiche da seguire.
stavano inventando tutto il trattamento man mano che procedevano. Purtroppo ciò ha portato il personale medico a nutrire speranze incredibilmente basse per la sopravvivenza della povera Maisie. Nessuno, tranne Emma, si aspettava che sopravvivesse. Anche se hanno comunque cercato di fornire a Maisie la migliore cura medica possibile. Poiché la povera bambina non aveva sangue nel suo corpo, aveva bisogno non di una, non di due, ma di 3 trasfusioni di sangue. Era necessario ripulire completamente il suo sistema e far sì che il suo corpo iniziasse a pompare il sangue attraverso le sue vene in modo naturale e senza aiuto. Certamente era un tentativo rischioso, ma i medici dovevano provare qualcosa. Non potevano semplicemente arrendersi a Maisie. Hanno curato la bambina per 15 settimane. Con il passare del tempo ha iniziato a diventare più forte e interagire di più con Emma. Fino ad allora poteva invece stare solo seduta e guardare mentre altre persone si prendevano cura del suo neonato gravemente malato. Ma lei è cresciuta e si è sviluppata, arrivando al punto in cui i medici erano felici di poterla dimettere dall'ospedale e mandarla a casa. Non c'era più nulla che potessero fare per lei dal punto di vista della cura. Dovevano solo aspettare e vedere come si sarebbero svolti gli eventi per Maisie. Forse l'inizio sfortunato della vita avrebbe avuto un impatto su di lei. Forse addirittura avrebbe potuto ucciderla. Ma d'altra parte, forse no. Nessuno sapeva come sarebbero andate le cose. Era solo questione di aspettare e lasciare che il tempo seguisse il suo corso. Dovevano aggrapparsi alla speranza, perché la verità era che Maisie avrebbe potuto morire facilmente. Beh, saltiamo avanti di alcuni anni e Maisie stava iniziando il suo primo giorno di scuola. Era in salute e in forma come tutti gli altri bambini della sua età, e solo pochissimi conoscevano il segreto della sua malattia e del trauma che aveva vissuto quando era molto piccola. Non solo era sopravvissuta a essere nata senza sangue nel suo corpo, ma Maisie era cresciuta e prosperata, diventando una bambina buona e forte come Emma avrebbe potuto desiderare. Infatti, fin dal momento in cui è arrivata a casa, si è sviluppata rapidamente e ha sorpreso Emma per quanto bene stesse davvero. Era un contrasto netto rispetto a come Maisie era stata quando era appena nata. C'era una grande pietra miliare che Emma sperava e pregava che Maisie raggiungesse, e cioè iniziare a parlare prima delle 18 settimane. Questo avrebbe dimostrato che non aveva danni cerebrali duraturi per la mancanza di sangue alla nascita. Beh, Maisie ha superato tutte le sue aspettative e ha iniziato a parlare a sole 15 settimane. Era incredibile. I medici sono rimasti scioccati nell'apprendere della sopravvivenza continua di Maisie. Non avevano mai visto nulla di simile alla sua condizione, prima d'ora. E anche quando Emma e Maisie sono tornate a casa al termine delle 18 settimane, nessuno si aspettava che la povera bambina continuasse a lottare per la vita. Non erano pessimisti o fatalisti, erano però semplicemente realisti. Ma nonostante le previsioni degli operatori sanitari, Maisie è riuscita a resistere e a dimostrare a tutti che si sbagliavano. È stato nient'altro che un miracolo e ha dimostrato che anche i più deboli nella vita possono diventare forti e dimostrare a tutti i loro detrattori di essere nel torto. «Lei ci ha davvero sorpreso tutti», ha detto Emma, sorridendo mentre ricordava sua figlia che cresceva. «Non volevo altro che proteggerla e prendermi cura di lei, ma alla fine non ne ho avuto bisogno perché stava bene da sola. Non amerò mai nessuno più di come amo la mia piccola Maisie. Lei è la mia ispirazione ogni giorno». Adesso tocca a voi. Cosa ne pensate di questa incredibile storia? Avete mai sentito parlare di un bambino nato con una condizione così insolita? Ditecelo nei commenti.